Aveva un piccolo passero che custodiva gelosamente e a cui ogni giorno dava da mangiare. Non tanto perché ci fosse affezionato, quanto perché temeva di essere avvelenato, e l'uccellino serviva a testare il cibo che gli veniva recapitato in cella, cella che divideva con alcuni calabresi. Questo le risulta? Sì, mi risulta tipo quando fu mio padre mi raccontò, questo me lo raccontò mio padre, non mi ricordo per quale motivo, si parlava di Gaspare Pisciotta, è stato grazie all'amicizia di Stefano Bondate con i Di Stefano che hanno agganciato una guardia, non so se per far entrare il veleno dentro il carcere o direttamente per farlo avvelenare. Negli ultimi giorni, avrebbe detto, uno di questi giorni mi uccideranno. Agosto 1947. Il ministro dell'Interno, l'onorevole Scelba, ha tenuto stamani in Viminale una conferenza stampa, nel corso della quale ha illustrato ai giornalisti che la portella della Ginestra va tutta al bandito Giuliano. Ciò è stato assodato nelle indagini che hanno accertato come il 30 aprile scorso il bandito avesse riunito in Montelepre 45 giovani del luogo, ai quali teneva un breve discorsetto, dichiarando che egli intendeva vendicarsi con un'azione di vasta risonanza di alcuni ex esponenti del Levis che a suo tempo lo abbandonarono per passare nelle file del Partito Comunista. La mattina del 1° maggio egli si portava a Portella della Ginestra, dove scaglionava gli uomini lungo i costoni delle montagne. Dopo un'attesa di 3 ore, all'arrivo dei manifestanti, egli personalmente dava l'ordine di aprire il fuoco. La ricostruzione del fatto è stata resa possibile alle autorità in seguito all'arresto e alle conseguenti dichiarazioni di 17 degli autori materiali del crimine. Per quanto riguarda le aggressioni alle sedi comuniste della provincia di Palermo, l'onorevole Scelba ha dichiarato che anche tali criminosi atti vanno imputati al bandito Giuliano, che ne fu il mandante. Da allora si apprende che i giornali sono usciti in edizione straordinaria per annunciare l'arresto degli autori dell'eccidio di Portella della Ginestra. Oltre ai nomi degli arrestati, si conoscono quelli dei latitanti e che hanno preso parte attiva all'eccidio e che sono stati denunciati alla giustizia. Essi sono i fratelli Salvatore Giuseppe Passatempo, Gaspare Pisciotta, Rosario Calenda di Giuseppe e Rosario Calenda di Giovanni, Francesco Pisciotta, Pasquale Sciortino, cognato di Salvatore Giuliano e marito di Marianna Giuliano, tutti da Montelepre. Tra i latitanti si trovano anche alcuni luogotenenti di Giuliano. È documentato che essi hanno partecipato anche all'attacco alla caserma dei carabinieri, nonché a numerosi conflitti a fuoco. 21 giugno 1950. Dopo una monotona sfilata di imputati che si sono professati innocenti ritrattando le precedenti confessioni e dichiarando che esse furono estorte con torture, il processo per la strage di Portella della Ginestra, ove il 1 maggio 47 furono uccise 11 persone, ha avuto oggi una brusca svolta. Un giovanotto, Bruno, di 25 anni, ammogliato, catturato recentemente in Algeria, è salito sulla pedana e ha detto: «Sono un bandito, comandai una delle squadre di Giuliano ed ebbi le sue confidenze, dopo e prima l'eccidio. Costui è Antonino Terranova Fu Giuseppe, che non ha alcun grado di parentela con l'altro Antonino Terranova. È un giovane con pretesa di eleganza, conosciuto a Montelepre con un soprannome irriferibile che equivale a Gagà. Veste calzoni di velluto alla caprese, con sandali e una giacca grigia, il doppio petto». L'imputato venne arrestato in Algeria il 10 maggio 49 e non è stato fino a questo momento mai interrogato. Dice Terranova: «Feci parte della banda Giuliano e precisamente comandai una squadra del gruppo. Giuliano, quando doveva dare qualche ordine, lo impartiva a me. La squadra che dirigevo era costituita da Rosario Calenda, che fu ucciso poco tempo fa dai carabinieri, Giuseppe Sciortino, Franco Mannino, Angelo Taormino e Antonio Palma. Qualche volta si univa a noi anche Gaspare Pisciotta, Salvatore Giuseppe Passatempo, Francesco Badalomonte.
vidi anche molti altri, ma non chiesi mai il loro nome al nostro capo. Eravate armati? Di mitra, di moschetto e di bombe a mano. All'epoca del separatismo vidi anche mitragliatrici. Ognuno di noi aveva il maggior numero di armi possibile. Ora faccio appello alla vostra lealtà. Diteci tutto riguardo alla strage di Portella. Non vi partecipai. Il 1° maggio ero stato inviato da Giuliano a Balletto per una missione che non fu portata a termine. Partii da Montelepre il 28 aprile e, non avendo concluso quello che dovevo fare, verso le 2 del mattino mi recai nella contrada Pernice. Qui mi fermai a chiedere acqua a Salvatore Randazzo e qui venni avvertito che Giuliano mi dava appuntamento per l'alba a Monte Giacalone. Con me erano i componenti della mia squadra. Vi era inoltre uno sconosciuto che mi era stato affidato dal capo. Si trattava di uno che non era di Montelepre e di cui ignoro il nome. Da chi era stato informato il Randazzo dell'appuntamento che Giuliano vi dava? Egli mi disse che la sera del 30 aprile era passato da lui una camionetta con a bordo 3 persone. Costoro avevano detto che Turiddu ci aspettava. Non obbedì all'ordine perché sospettavo di che cosa si trattava. 10 giorni prima Giuliano mi aveva palesato l'intenzione di organizzare un'azione dimostrativa contro i comunisti, accennando alla località di Portella della Ginestra. Ove è situato il Monte Giacalone? Vicino a Portella. Che altro vi disse Giuliano nell'esporvi il piano dell'impresa? Mi spiegò che suo scopo era quello di sequestrare alcuni capi comunisti. Cercai di dissuaderlo dal progetto, in quanto l'azione mi sembrava troppo rischiosa. Questa è la ragione per cui non mi sentii di raggiungerlo. Come vi giustificaste con Giuliano della vostra assenza a Portella? Dissi di aver ricevuto troppo tardi l'ordine e di non aver fatto a tempo a raggiungere la contrada da lui indicatami. Cosa vi narrò in quell'occasione il bandito? Disse che mi aveva fatto cercare ovunque, a Pernice e a Balletto, perché gli era indispensabile l'aiuto della mia squadra per accerchiare la massa dei comizianti. In nessuna delle due località era riuscito a pescarmi. Mi spiegò che non era stata sua colpa l'uccisione delle 11 persone. Suo proposito era quello di impaurire la folla con colpi in aria, dato che senza il mio intervento era divenuta inattuabile l'azione di accerchiamento. Aggiunse di non rendersi conto della morte di 11 persone di cui parlavano i giornali, che noi leggevamo sempre. In ogni modo, disse Turiddu, ma addosserò anche questa responsabilità. Sono un bandito, ma so affrontare la vita. Già, la vita degli altri. Rammento anche che Giuliano disse: manderò un po' di soldi alle famiglie dei morti. Non so se poi distribuì questo denaro. Molti hanno raccontato di avervi veduto al rapporto di Giuliano che egli tenne in contrada Cippi, la vigilia della strage. Questa riunione non ci fu, altrimenti Giuliano avrebbe voluto che fosse al suo fianco. Anche se io, 10 giorni avanti, avevo espresso parere contrario al piano di Portella, è impossibile che il capo non mi convocasse al momento decisivo. Sapeva che avrei obbedito a tutti i suoi ordini, anche se non condividevo le sue idee. Chi ispirò a Giuliano l'azione del 1° maggio? Generalmente agiva di sua iniziativa. C'è da dire però che a quel tempo Girolamo Licausi, capo del comunismo in Sicilia, aveva cercato di avvicinare Giuliano per imbastire una specie di alleanza. Turiddu non si fidava, temeva un tranello. Siccome Licausi insisteva nei tentativi di approccio, può darsi che Giuliano si sia deciso a catturarlo durante il comizio di Portella, dove era certo di trovarlo. 17 luglio 1950. Un altro personaggio, Gaspare Pisciotta, è da stamane alla ribalta del processo per la strage in Portella della Ginestra. Il penultimo gregario della banda di Salvatore Giuliano non è ancora ufficialmente dato come arrestato, ma sulla sua cattura corrono voci molto accreditate. Per ora è comparso nel giudizio il difensore di fiducia di codesto fuorilegge, l'avvocato Giuseppe Bucciante. Egli è arrivato stamane da Roma in automobile, recando nella borsa di cuoio una lettera inviatagli in questi giorni da Pisciotta, con un breve memoriale da lui redatto. La lettera d'accompagnamento è indirizzata al presidente della Corte e dice testualmente: «Ho rimesso al mio difensore un memoriale con l'incarico di presentarlo ai giudici. Dichiaro fin da ora di non essermi mai macchiato di sangue e se mi trovo costretto alla latitanza non è perché io non rispetti le leggi del mio paese o tema i giudizi, ma perché intendo che sia fatta prima la luce necessaria e una sicura giustizia su tutto quanto mi riguarda».
29 giugno 50, Gaspare Pisciotta di Salvatore. Annesso alla lettera, come già fu fatto da Giuliano, il memoriale. La mia storia, si legge fra l'altro nel memoriale. Cominciai l'8 settembre 43, mi trovavo allora a Bolzano, dove ero stato trasferito da Verona. Ero bersagliere prima dell'8 reggimento e poi del 7. I tedeschi al momento dell'armistizio mi catturarono e mi mandarono in vagone piombato in un campo germanico. Tornai a Montelepre nel maggio del 45. Cominciai a lavorare con un piccolo camion di vecchio tipo, un 501, che avevo voluto comprarmi. Trasportavo latte e passeggeri da Partinico e da Montelepre a Palermo. I miei guai cominciarono a causa della parentela che mi lega alla famiglia Giuliano. Mia madre, Rosalia Lombardo, è sorella della madre di Turiddu. Quando i primi mandati di cattura furono spiccati contro di me, per i legami di sangue che avevo con Giuliano, decisi di darmi la macchia, insieme ad altri 24 individui perseguitati dalla legge. Mi tenni sempre da parte senza partecipare alle operazioni compiute da mio cugino. Quando intervenni, lo feci per sanare situazioni, per fare liberare persone prese in ostaggio, per rimediare a malefatte di Turiddu. Quando mi feci fotografare insieme a lui durante la famosa intervista concessa da Giuliano a un settimanale milanese, comparvi a fianco di mio cugino perché ero stato attirato da altri della banda. Del resto, da quando tornai dalla Germania, fui sempre gravemente ammalato di tubercolosi polmonare e venni ricoverato per lunghissimi periodi in un ospedale della Sicilia. Sono estraneo al fatto di Portella della Ginestra. Nell'aprile del 47 ero appunto in un ospedale dove mi estrassero 2 litri di liquido dal polmone sinistro. Proprio la mattina del 1 maggio mi furono fatte 2 radiografie, documenti ospedalieri. I medici che mi curarono e le stesse lastre, tuttora esistenti con la data del 1 maggio, attestano dinanzi ai giudici la verità di quanto dico.